Eccoci nuovamente, amici di Viral Video. Oggi costarete nuova puntata con Zunnuiland, il mio mondo con i miei scherzi. Allora, mo faremo lo scherzo a Fabrizio Virilli. Lui è molto fomentato sul pugilato, disciplina e via dicendo. Chiameremo dalla Box Italia e lo vogliamo nel nostro staff. Fabrizio Virilli ha fatto kickboxing per 7 anni, anche a livello agonistico. Passa al pugilato nel 2008. Nel 2012 prende il diploma da insegnante, allenando pugili professionisti e dilettanti. Pronto? Pronto, che è Fabrizio Virilli? Sono io. Ciao Fabrizio, ti chiamo da Box Italia. È una rivista che parla di pugili su Roma e vorremmo farti un'intervista se ti interessa. Ma quando? Guarda, la prossima settimana ti spiego un po' come funziona il nostro ambito. Vogliamo parlare del pugilato a livello retrattivo, cioè far capire in poche parole ai ragazzi che il pugilato è una cosa abbastanza essenziale in quello che si vede. Visto che a me mi hanno detto che tu sei un bravo maestro e hai portato su ring parecchi pugili, volevamo fare questa tua intervista nella nostra redazione, che poi dopo diventerebbe anche virale. Che ne pensi? Guarda, in realtà però io non ho portato tantissimi pugili, ho portato un pugile professionista 2 volte e poi qualche dilettante. Però guarda, a noi il tuo curriculum è piaciuto, so che tu sei pure uno che comunque ti dai da fare con i giovani, ci interessa perché la voce di Roma è la voce del popolo e tu sei la voce dei pugili per noi, per quello che ci hanno detto. Ok, e vabbè, senti, ti posso ricontattare io? Guarda, mi puoi ricontattare te, l'unica cosa che ti devo dire, dobbiamo fare pure, se non è un problema per te, anche un piccolo book fotografico, cioè di un calzoncini, con i guantoni, vieni anche pagato. Ok, va bene, e sì, guarda, però l'unica cosa è che ti devo sempre chiamare per farti sapere, perché adesso in questo momento sto al lavoro, ti devo sempre richiamare per farti sapere anche per gli orari che ho al lavoro, per... vedere quando sono disponibile tutto. Fabrizio, però noi, guarda, ti dico una cosa, perché il tempo stringe, perché avevamo anche chiamato altri 3 ragazzi che facevano pugilato. Tra quanto mi puoi richiamare? Fammi sapere, perché la redazione mi un po' mi pressa, capito? Beh, io allora sacco, quindi tempo di vedere un attimo di valutare la cosa. Mi dicono soltanto se mi puoi richiamare fra un quarto d'ora per farmi sapere, perché poi qua si parla pure del dio denaro, capito? Quindi quando ci sono in mezzo queste cose per noi è importante, perché io devo sapere il tuo cachet, quando possiamo fare il servizio fotografico e poi l'intervista. Ok, va bene, va bene. Allora guarda, prova a richiamarti adesso, sono a mezzogiorno e 23, per l'una non ce la fai? No, devo chiudere dei contratti, perché poi ti dovrò mandare un'email, non mi dovrei firmare un contratto, ci sono delle clausole rescissorie, cioè una cosa importante. Ho capito. Se mi dicare, mi guarda, pensaci bene, in 10 minuti se ce la fai noi siamo qua ad aspettare te. Perché devo vedere un attimo se sto un picchietto, sono casinato con impegni sia lavorativi che familiari. Guarda, noi ti dico una cosa, noi l'ultimo cachet che abbiamo pagato abbiamo dato 1200 euro per il servizio fotografico. Mo io non lo so tu se stai bello squartato sotto, se si può fare un bel servizio, e credo che stai allenato. Guarda, mo in realtà da tanto non mi alleno, Quanto? Saranno a livello agonistico sono diversi anni. Sto allenando i ragazzi, però io non mi sono più allenato, poi c'è stato sto cavolo di Covid, quindi sto fermo da tanto. Non ti sarà venuta la pancia? Scusa se ti dico così. No, però insomma non è che sto proprio forma politica, ecco. Lo sai che cosa facciamo? Facciamo il book fotografico e dopo tramite facciamo tipo dei ritocchi e delle cose, ci pensiamo noi col fotografo, ti facciamo venire scolpito come tutti addominali. Vabbè, guarda, nel caso io adesso ti contatto, nel caso non potessi ti contatto, comunque, un altro, se poi c'ho altri 2 ragazzi. No, a me mi interessi te, perché a noi ci hanno dato il tuo numero, non parlo con altra gente che non sedete, lo dico prima. Ah, ok. Va bene, guarda, ti richiamo tra poco. Ok, grazie mille Fabrizio. Ciao. Sei su Zunnuiland, Fabri! Pronto? Pronto Box Italia? Sì, come è, Fabrizio.
Ciao caro. Allora ti dicevo, Fabrizio, senti un attimo a me, però ti devo spiegare una cosa, che c'è una postilla però in questo contratto che dobbiamo stipulare. Noi per tutta questa situazione ti diamo 1200 euro, però c'è una cosa retrattiva di 2600 euro. Noi ti diamo i 1200, tu ci versi 2006 e poi noi ti rigiriamo in una seconda battuta finita l'intervista. Certo, senti, guarda, non ce la faccio, non mi interessa perché tanto sto sta beccatinato, quindi non ti preoccupare, ti ringrazio. Chi ha dato il numero mio? Scusa se te lo chiedo. Guarda, ti dico la verità, a noi ce l'ha dato un tuo maestro di box che si chiama Alvaro Viti. Non conosci? No. Cioè pugile pure bello professionista, cioè ha combattuto titoli italiani pesi nudi. Non è mai stato il mio maestro. Però lui dice, va dicendo che è il tuo maestro. Sì, vabbè, ok, ha detto una fregnaccia. Senti, ti posso dire l'ultima cosa sincera che mi viene dal cuore da pugile a pugile. Sei su Zurnuiland, Fabri! Quanto sei bello! Perfetto, ma guarda che era uno scherzo, avevo capito perché la prima chiamata già mi sembrava troppo. Ho visto che avevi capito! Senti, però mi devi dire una cosa. Ho preso tempo per analizzare bene la questione, se era chiara che era una cazzata, insomma. Però mi devi dire una cosa, la sincera verità, ma quanto è bello Zurnuiland? È bello. Senti, ti mando un abbraccio, amico mio, te voglio bene. Ciao. E anche Fabrizio l'abbiamo fatto cascare nella nostra rete. Lui dice che aveva capito che era uno scherzo. Ma spero che vi siate divertiti con quelli di Box Italia e Zurnuiland commentando. Miau!